Laura Iraci è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni La Punta. La maggioranza del sindaco Nino Bellia punta forte e compatta sull'esponente della lista messina per guidare il civico consesso puntese nel prossimo quadriennio. Sarò imparziale, dichiara il neopresidente subito dopo l'elezione, ma sul rispetto delle istituzioni sarò intransigente. Con gli stessi 15 voti di maggioranza è stato invece eletto alla vicepresidenza Giampiero Scuderi. Il nuovo presidente del Consiglio a San Giovanni La Punta è atteso da un compito arduo. Infatti l'opposizione ha già iniziato questa sua avventura con le armi affilate e i veleni della campagna elettorale non sembrano essere sopiti. Santo Trovato, che ha guidato la prima parte della seduta consiliare in quanto consigliere più votato, ha parlato apertamente di elezioni falsate perché l'amministrazione uscente ha fatto uso personale, ribadisce Trovato, della cosa pubblica. Trovato che dichiara guerra all'asse Messina-Bellia. In questo consiglio, spiega ancora l'ex primo cittadino, ci attiveremo per fare chiarezza e dire alla città come è stato gestito il comune negli ultimi 10 anni. Un altro tra gli ex candidati sindaco della recente tornata elettorale, Nicola Bertolo, è andato a sua volta all'attacco. Per il leader di Puntese nel Cuore, l'attuale amministrazione è stata irriguardosa nei festeggiamenti. Auspica invece la partecipazione dei cittadini la grillina Giusy Rannone. Spero di vedere sempre questa folla in consiglio comunale, ha detto la Rannone rivolgendosi al folto pubblico presente in aula, come da tradizione delle sedute di insediamento.